parliamo del reddito delle 600 euro famose che hanno detto avrebbero dato, però mi sa che è un po' problematico avere queste famose 600 euro, perché le cose semplici in Italia non si fanno mai. Ecco, adesso cosa succede in questo caso? Allora, in questo caso specifico, per quanto riguarda almeno gli avvocati, i problemi sono nell'articolo che mi avete gentilmente pubblicato, parlavo appunto del primo problema, ovvero l'essere in regola con la contribuzione, perché comunque sembrava il primo requisito, è stato tolto come requisito, pertanto anche chi non è in regola con i versamenti dei contributi, potrà, soddisfatti altri requisiti, vedersi riconoscere questi 600 euro una tantum, che tuttavia, sì, magari per alcuni sono, anche per me sarebbero una boccata d'aria, per alcuni magari servono a coprire alcune spese dello studio, tra cui le utenze, le bollette, internet. Tuttavia per averne diritto, è necessario non aver superato nel 2018 i 35.000 euro non come fatturato, come reddito, oppure qualora si fossero superati i 35.000 e se ne fossero guadagnati comunque meno di 50.000, dimostrare che, e questa è una probatio diabolica, la chiamo io, dimostrare che il fatturato dei primi 3 mesi del 2020 è inferiore al 33% del fatturato dei primi 3 mesi del 2019. La qualcosa non so come si possa poi verificare. Altro problema, i giovani avvocati come me, che magari sono iscritti dall'anno scorso, hanno diritto o meno? Punto di domanda, non si sa. E in più, sentivo e sento molti colleghi che ovviamente non riescono assolutamente a neanche a effettuare la domanda perché Cassa Forense è completamente in tilt. Perché ovviamente c'è questo fantastico criterio cronologico che chi prima arriva meglio alloggia per questi 200 milioni stanziati teoricamente a beneficio di questa categoria che è. Quindi non vanno tutta la categoria, vanno a solo chi ha più svelto con le mani, con la tastiera, insomma. Questo Esatto, perché ma si va ad esaurimento. Tuttavia, per dire a lungo come funziona questo paese dove si fanno annunci mirabolanti e poi alla fine non ci sono i soldi. sì, no, per carità, adesso io non so, sembra che abbiano stanziato 200 milioni di euro. Seguire tutto l'iter burocratico in questi giorni è praticamente impossibile. Il decreto poi è stato firmato stanotte o stamattina, il comunicato della cassa, almeno per noi, era quello. Si vede che in Quindi ogni per caso. forza bisogna passare tramite la cassa forense, non c'è un'altra possibilità. Allora, se si è un libero professionista incluso in determinate categorie, quindi avvocato, commercialista, architetto, ingegnere, c'è l'obbligo di iscrizione in queste casse private che, a mio avviso, non fanno propriamente gli interessi degli iscritti, perché in questo momento, cioè, Cassa Forense non ha fatto, finché il governo non ha stanziato i 200 milioni, sostanzialmente non ha erogato un bonus di 600 euro per babysitting. A me è arrivato questo, però io i figli non me li posso neanche permettere, per cui figurarsi. Più che altro, ormai essere libero professionista è più che altro una rogna, perché non si hanno le tutele degli altri lavoratori dipendenti e non si ha tutela proprio, perché noi lavoriamo sempre, non abbiamo le ferie, abbiamo le vacanze che magari ci ricaviamo. In questo caso, un periodo di forzatura, di stare in casa, almeno per quanto riguarda me, processi rinviati all'anno del mai, oppure di alcuni non si sa ancora la data. È difficile, specie se si è agli inizi, e parlo per i giovani come me, che si vedono negata la possibilità anche soltanto di iniziare.
Quindi non hanno fatto il conto, ci sono, adesso non so, 40-50 mila, quanti siete voi Allora, avvocati? iscritti alla casta sembrano esserci 245.000 avvocati. Quindi se fanno il conto di dare 600 euro a 245 mila avvocati, viene una cifra enorme. Sì, no, ma viene, sì, no, infatti, non so questi 200 milioni come verranno spalmati e poi soprattutto i controlli come saranno effettuati. Perché a questo punto ci saranno persone che riescono ad avere questi soldi, altri che non riescono ad averli. Quindi quelli che non Esatto. riusciranno ad averli potrebbero fare causa allo Stato per dire perché li dai a uno piuttosto che all'altro. Diciamo che a mio avviso qui c'è un problema che proprio è a monte, è a livello costituzionale. Il nostro articolo 3 della Costituzione sancisce il principio di uguaglianza. Il principio di uguaglianza di tutti di fronte alla legge, ma un principio di uguaglianza ancora più forte al comma 2. Che è il principio di uguaglianza sostanziale. Sostanzialmente, lo Stato deve rimuovere quelle situazioni di diversità. Quindi, nel caso specifico, se, mettiamo caso, vengono esclusi da questo beneficio, chiamiamolo così, che ne so, i neo iscritti 2019-2020, a discapito degli altri, pur aventi determinati requisiti, eccetera, si impedisce sostanzialmente quella che è la rimozione degli ostacoli da parte dello Stato. Lo Stato deve fare di tutto per rimuovere gli ostacoli che ci E sono. questo è quello che dice la Costituzione. E questo lo dice la Costituzione e io lo abbraccio fortemente, e in questo momento. Cioè, e lo Stato tuttavia non può ergere dei nuovi ostacoli, perché in questo momento, almeno a me, lo Stato sta ostacolando di fatto la possibilità di lavorare. Allora ho diritto anch'io a un'assistenza, che tuttavia forse e molto probabilmente mi sarà negata, e non solo a me, a molta altra gente. Perché un lavoratore dipendente è tranquillo, un insegnante è tranquillo, la cassa integrazione è garantita, anzi me lo auguro per tutti i lavoratori dipendenti, a noi per avere questi 600 euro non so quanta mobilitazione abbiamo dovuto fare. E poi questo decreto che è un po' un fumus, che dà adito a varie interpretazioni. Purtroppo, in ogni caso. A mio avviso, anche se non voglio scontrarmi contro la grande cassa, però di fatto queste casse creano forse più diseguaglianze rispetto a una gestione INPS, perché ad esempio se io guadagno, che io guadagni 0 o guadagni 100, devo comunque versare un tot di contributi minimi. Che possono magari anche superare il mio primo anno di fatturato perché sono avvocato da 3 mesi e quindi non è che tutti i clienti vengono a me. E questo è un problema per chi C'è aspira un a contributo fisso praticamente, un contributo fisso, non è in percentuale rispetto al reddito. stipendio. No, il contributo è fisso, quello minimo è fisso per tutti, indipendentemente dal fatturato. Ma è incostituzionale questa richiesta, perché Eh? è incostituzionale, perché comunque bisogna pagare in base al reddito di solito. Teoricamente, ma purtroppo cos'è? Nel 2012 mi sembra, la cassa è diventata un requisito fondamentale per essere iscritti all'albo degli avvocati, per cui se io non pagassi più la cassa sarei esclusa dall'ordine. Purtroppo è un problema che quando sei studente non ti poni, ma poi più avanti vai, poi peraltro mettiamo anche una cosa ben chiara, gli ordini, i singoli ordini si fanno ben pagare, non solo la cassa, diamo l'iscrizione all'ordine, l'assicurazione professionale, anche quella obbligatoria, quindi se ci scappa un termine, subito chiamare l'assicurazione. In questo momento in cui i termini, c'è stato un momento poi 20 giorni fa in cui i termini non si capiva assolutamente se fossero sospesi o meno, e quindi nel dubbio, cosa facevamo? Corri a depositare indipendentemente da. È difficile, è difficile. E soprattutto poi mettiamo che l'esame di Stato non è gratuito.
nel momento in cui uno si iscrive all'albo, non è gratuito. Ci sono un sacco di spese che vanno sostenute e io sono fortunata perché lavoro in uno studio in cui non mi fanno pagare l'affitto, perché collaboro, diciamo, ma c'è chi magari si deve pagare l'affitto, le bollette, internet, e che fa? Non è un paese per giovani, come si dice. No, assolutamente. No? Grazie per la testimonianza e tutto. Giuseppe Criseo, Paese Press. Grazie.